chi partecipa alla settimana del pianeta Terra? Beh, tanti che si mettono insieme, che fanno parte dell'offerta che poi viene proposta al pubblico. Quella di quest'anno, la quarta edizione, per esempio, ha 19 università che partecipano, enti di ricerca come il CNR o l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una cinquantina tra musei e parchi, cinquantina anche di associazioni che fanno promozione della geologia, delle scienze. Ecco, tutti questi partecipano, si mettono in rete e partecipano ad un'offerta nazionale che è tesa proprio a far conoscere meglio, come dicevamo prima, il nostro paese e le sue caratteristiche, al di là delle tante caratteristiche artistiche che noi conosciamo benissimo, che sono molto anche valorizzate, ma ci sono altrettanti tesori che sono nella natura che hanno bisogno di essere anche conosciuti e anche sapere come si studiano, come si valorizzano, come si proteggono. Pensiamo solo a risorse anche come l'acqua, il suolo oppure il paesaggio, che qui oggi siamo nei vulcani laziali, è particolarmente prezioso e anche questo va protetto. Siamo oggi qui in un territorio stupendo, siamo nei colli laziali, sono sedimenti vulcanici risalenti a centinaia di migliaia di anni fa, che raccontano una storia stupenda di eruzioni vulcaniche, di magmi e di vicissitudini della crosta terrestre. E siamo anche in un'azienda che produce un ottimo vino, perché le rocce e i sedimenti di questo territorio sono particolarmente idonei a produrre degli ottimi vini che andrebbero sicuramente tutelati e salvaguardati. E sarebbe opportuno anche che le istituzioni, gli enti preposti, facessero qualcosa forse di più per promuovere e valorizzare questi prodotti stupendi del nostro territorio.